Salve a tutti e bentrovati su CTS Notizie per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Andiamo subito a vedere la carrellata dei servizi di oggi. Ennesimo racconto di morte sul fronte dell'immigrazione. Almeno sei le vittime dell'ennesimo naufragio avvenuto la scorsa notte nel canale di Sicilia, a diverse miglia a sud di Lampedusa. Un peschereccio con a bordo circa 370 migranti si è capovolto, 364 persone sono state salvate dagli uomini di Mare Nostrum, che hanno recuperato anche i sei cadaveri. Sono tuttora in corso ricerche di eventuali dispersi. Per partecipare alle ricerche dei naufraghi è stato dirottato nella zona anche un mercantile. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Si tratta del terzo naufragio di migranti in poco più di 48 ore. Sono quasi 4.000 i migranti salvati e recuperati tra venerdì e domenica. I numerosi soccorsi effettuati dagli equipaggi delle navi della Marina Militare, capitanerie di porto e navi mercantili. Ieri la nave Sirio, con a bordo le salme di 18 immigrati morti nel canale di Sicilia, probabilmente uccisi dalla sete, dalla fame o dalle esalazioni della benzina, è arrivata in banchina nel porto di Pozzallo. A bordo c'erano anche 73 sopravvissuti alla tragedia del gommone trovato in avaria a 120 miglia a sud-est di Lampedusa. Ai militari, i migranti hanno raccontato di essere partiti in 99. Ciò significa che almeno 8 persone mancano all'appello. Gli altri 193 migranti arrivati a bordo della nave sono stati soccorsi nel canale di Sicilia da due motovedette della Guardia Costiera di Lampedusa. La fregata Fasan, domenica mattina, sbarcata a Reggio Calabria 1.373 migranti e una salma recuperati nelle operazioni di venerdì e sabato. A bordo, per raggiungere orrore ad orrore, un altro cadavere, quello di un uomo ucciso a colpi di spranga da uno scafista durante il trasbordo davanti a Tripoli. Intanto la Guardia Costiera libica sta cercando i dispersi della tragedia accaduta al largo di Tripoli. Potrebbero essere più i 250 migranti morti nel naufragio di venerdì davanti alle coste libiche. Lo riferiscono i media americani, secondo cui l'imbarcazione era partita dalla Libia con a bordo più persone rispetto alle circa 200 ipotizzate nelle prime ore dopo l'affondamento. Le due ennesime tragedie dell'immigrazione registrate in sole 48 ore al largo delle coste italiane, l'ultima a sud di Lampedusa, hanno provocato la reazione dell'Europa. La Commissione è scioccata da queste nuove tragedie del mare, tra cui quella al largo delle coste libiche, che avrebbe provocato più di 250 morti, e ringrazia l'Italia per gli enormi sforzi messi in atto per assistere e salvare migliaia di migranti negli ultimi giorni. Bruxelles resta impegnata ad aiutare l'Italia. La commissaria dell'Unione Europea agli affari interni, Cecilia Malmström, incontrerà mercoledì il ministro Angelino Alfano per meglio definire le priorità e fornire assistenza all'Italia sul fronte immigrazione. Un annuncio che sembra rispondere alle ripetute sollecitazioni del ministro dell'Interno, che a stretto giro commenta su Twitter: o la questione immigrazione viene presa in mano dall'Europa o l'Italia dovrà adottare le proprie decisioni. Hashtag Italia non aspetta. Nella serata di ieri, tuttavia, Alfano ha dichiarato: l'Europa non può dire non abbiamo soldi, perché l'Italia ha soldi. Dunque, se l'Europa non si farà carico del problema delle frontiere, noi dismetteremo Mare Nostrum, anche se continueremo a farci carico del soccorso in mare. E ancora, stiamo già lavorando a progetti alternativi, ha aggiunto il ministro degli Interni, che tuttavia sottoporrò al Consiglio dei Ministri solo dopo che l'Europa aveva detto no a subentrare a Mare Nostrum, perché così non si può andare avanti. Mare Nostrum va avanti già da un anno e non vogliamo che abbia il secondo compleanno. Intanto la Commissione Europea ribadisce l'invito già indirizzato più volte agli Stati membri a fornire assistenza ai paesi del Mediterraneo che fanno fronte a un'accresciuta pressione migratoria e di asilo, e in particolare a reinsediare le persone dei campi di rifugiati situati fuori dall'Unione Europea. Al centro dell'incontro, con molta probabilità, ci sarà proprio il nodo Mare Nostrum. Prima delle dichiarazioni di ieri, Alfano aveva già annunciato la fine dell'operazione a partire da ottobre, ma l'Unione Europea, qualche giorno dopo, aveva smentito l'ipotesi secondo la quale a subentrare potesse essere l'agenzia europea Frontex. Gelateria La Cala, i sapori della natura, lavorati secondo l'antica tradizione.
specialisti nella produzione di gelati alla frutta con l'utilizzo di prodotti naturali e latte fresco. Gusta il piacere di un buon gelato nel cuore del centro storico di Palermo. Gelateria La Cara, nella sua nuova apertura, si trova in piazza Fonderia 8/9 presso l'antico Palazzo Custos a Palermo. Tu scegli il gusto e Nicola te lo fa. Il pane è il marchio di fabbrica del panificio pasticceria pizzeria Quartararo, oggi anche nella nuova sede di via Ausonia 112. Fragrante, profumato, irresistibile. E a pranzo vieni da noi a gustare i nostri primi piatti, scegliendo fra le nostre tante specialità di pasta. E non solo, anche grande la varietà di secondi. Ti aspettiamo nella nuova sede del panificio pasticceria pizzeria Quartararo in via Ausonia 112 a Palermo. Acquapark Monreale, l'oasi del divertimento. Benvenuti nel parco acquatico più bello della Sicilia. Acquapark Monreale è relax ed allegria. Goditi l'estate. Vieni all'acquapark, troverai scivoli ed attrazioni per grandi e piccini, rilassanti piscine, una coinvolgente animazione e una gustosa area ristoro. Aperto tutti i giorni dal 1 giugno al 1 settembre. Acquapark Monreale, fai un tuffo nel blu. Covo, un amore d'uomo. Il corpo di un giovane di nazionalità tunisina è stato rinvenuto ieri mattina sulla spiaggia di Alcamo Marina nel Trapanese. Del giovane, sulla cui identità la polizia di Alcamo ha mantenuto il massimo riserbo, non sono stati trovati documenti, ma poco distanti un paio di ciabatte, la cui misura corrisponderebbe al piede del ragazzo, e un sacchetto di plastica con una maglietta, dei fazzolettini e un cellulare. La polizia ha riferito che il giovane si trovava ad Alcamo da circa un mesetto, con regolare permesso di soggiorno e svolgeva dei lavoretti in campagna e non era sposato. La vittima, che al momento del ritrovamento indossava dei pantaloncini corti sportivi di colore scuro, ha capelli e carnagione bruni ed è di corporatura magra. Secondo la perizia del medico legale, il giovane sarebbe morto per annegamento poche ore prima del suo ritrovamento. In ogni caso, la polizia sta vagliando diversi elementi e le indagini sono in pieno svolgimento. Sul corpo erano presenti, inoltre, diverse contusioni e pare che dal volto fosse fuoriuscito del sangue. Pertanto, tra le piste, anche l'ipotesi secondo cui il giovane tunisino sia stato vittima di una colluttazione prima della morte. Alcuni testimoni hanno segnalato all'alba il rinvenimento del corpo avvenuto in mare a pochi metri dalla riva nel tratto in corrispondenza del passaggio pedonale nella zona dell'ex casello ferroviario. I ragazzi l'hanno quindi portato sulla spiaggia, ma si sono subito resi conto che il corpo era ormai senza vita e sarebbero stati inutili tentativi di rianimarlo. Hanno comunque immediatamente chiamato il 118 e sul luogo sono arrivati anche polizie, carabinieri e guardia costiera. I militari hanno delimitato l'area per alcune ore per effettuare i rilievi del caso. Dopo hanno trasportato la salma presso l'obitorio del cimitero alcamese, dove sarà effettuata l'autopsia, che, si spera, possa chiarire gli estremi della tragedia che presenta diversi lati oscuri. Lutto cittadino proclamato dal sindaco Andrea Messina oggi a San Giovanni La Punta, il paesino del Catanese, dove lo scorso venerdì si è consumata la tragedia in cui Roberto Russo, un disoccupato di 47 anni, a causa delle fragili condizioni psicologiche in cui si trovava per via della crisi matrimoniale, ha accoltellato le due figlie, Laura e Marica, rispettivamente di 12 e 14 anni. Oggi i funerali della piccola Laura, morta subito dopo l'arrivo dei soccorsi. La sorellina lotta ancora tra la vita e la morte ed è ricoverata ancora in prognosi riservata presso l'ospedale Garibaldi del capoluogo etneo. Marica, che a causa delle profonde ferite ha perso infatti circa 3 litri di sangue, ha un gruppo sanguigno molto raro, 0 RH negativo. I sanitari del nosocomio catanese hanno quindi fatto appello alla popolazione affinché donassero sangue a favore della bambina. La cittadinanza ha risposto positivamente e il centro trasfusionale dell'ospedale Garibaldi è stato aperto per tutto il weekend per favorire le donazioni.
Stamattina la cittadina catanese è ancora sotto shock per quanto accaduto e si è stretta con affetto alla famiglia Russo. Ci sentiamo tutti vicini alla famiglia, Marika che soffre in ospedale. Queste le prime parole pronunciate dal parroco durante i funerali. Intanto, nelle strade, negozi chiusi e volti ancora increduli per l'efferatezza del gesto di un uomo che veniva considerato da tutti un padre modello, che si dava da fare e dai racconti sembrava una persona tranquilla che mai poteva far sospettare un gesto simile. Donne sull'orlo di una crisi economica sono le donne di mafia, mogli e parenti di boss e affiliati arrestati che adesso fanno sentire la propria voce all'interno dell'organizzazione criminale e lamentano l'insufficienza di fondi per il loro mantenimento. È una voce di protesta la loro, intercettata dalle microspie disseminate in città dalla Procura di Palermo, come riportato dalla Repubblica. Inveiscono contro i nuovi capi dopo che dall'inizio di quest'anno fino a giugno sono stati arrestati quasi 200 dei vecchi esponenti criminali, tanti, troppi detenuti da assistere e il crack finanziario del sistema mafioso ne è stato la fisiologica conseguenza. La scelta di collaborare con la giustizia da parte degli esattori in crisi, con il placet dei familiari, è l'altro risvolto alla luce di ciò. Ne sono l'esempio due esattori del Pizzo appartenenti alla cosca di Bagheria che sono stati arrestati nei mesi scorsi dai carabinieri. Dalle intercettazioni emergono anche le lamentazioni dei vertici di Cosa Nostra che non riescono più a coprire quegli assegni di mantenimento troppo onerosi. Giuseppe Di Giacomo, boss del clan di Porta Nuova, prima di venire ucciso lo scorso marzo, intercettato, si diceva contrariato perché per mantenere le donne di mafia occorrono 7.500 euro per Palermo Centro, 2.000 per il Borgo, 12.500 per Porta Nuova. Ancora criticità nelle strutture ospedaliere del palermitano. Non sarà operativa per almeno una settimana la sala chirurgica, l'unica dell'ospedale in Grassia, inagibile per infiltrazioni d'acqua. L'infiltrazione nell'edificio costruito a tufo negli anni 60, controllata una prima volta e tamponata, si è ripresentata a pochi metri di distanza dalla precedente, con cadute d'acqua sugli impianti. Con un ordine di servizio del direttore generale dell'ASP Palermo, Antonino Candela, chiude fino al primo settembre il complesso operatorio dell'ospedale in Grassia, che è una sala a triplo uso e serve per gli interventi di chirurgia, di ortopedia e di ginecologia. Un edificio vetusto che ha gravi problemi strutturali, spiega Candela, e a causa di questi problemi le condutture sono scoppiate una prima e una seconda volta. I lavori dunque andranno avanti al massimo per 7 giorni. I primi di settembre, rassicura ancora Candela, le sale operatorie dell'Ingrassia torneranno ad operare. Il profumo della terra di Salemi, i sapori dei cibi della migliore tradizione siciliana, la freschezza dei prodotti utilizzati, l'attenzione per un amorevole servizio dedicato ai clienti, sono gli ingredienti basilari del rapporto tra la nostra cucina e i nostri ospiti. Sapori antichi e gusti moderni. Ristorante Le Botteghe del Sindaco, a Salemi, in via Giovanni Amendola 187, telefono 0924 64 921. Comunica. Codice 202 in atto su Palermo 98, mando in appoggio anche la lei. Global Security International, gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato, pronto intervento, controlla attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International, servizi di scorta, radio e telecamere, telesoccorso 24 ore su 24, vigilanza notturna e diurna, vigilanza fissa, punzonature, trasporto valori. Global Security International, consorziato SicurGem. Contattaci per la tua sicurezza. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su qds.it. Campagna Etica 2014. Abbonati al Quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di Risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Safir.
Nata con prerogative di alta qualità, oggi Safir è l'industria per la sicurezza che, senza smentire un passato esclusivamente artigianale, abbina tecnologie molto raffinate e moderne all'esperienza e manualità che da sempre la contraddistingue. Safir, la sicurezza dei tuoi beni più cari. L'auspicio è che sia ancora calcio estivo, calcio d'agosto, quel calcio che può ingannare. Il Palermo viene sbattuto fuori dalla Coppa Italia ad opera di un Modena che con il minimo sforzo ha raggiunto il massimo risultato, mettendo a nudo tutti i difetti e le lacune di una squadra che deve ancora rodare. La formazione di Novellino sabato sera ha vinto 3-0 passeggiando su un Palermo inerme, sofferente, senza gioco, senza grinta e con una difesa imbarazzante. Un'umiliazione alla prima, perché ci può stare anche uno scivolone, ma uno 0-3 casalingo contro una squadra di categoria inferiore deve iniziare a far riflettere. La società si deve muovere, deve fare mercato, manca una settimana alla chiusura e Zamparini ha già bacchettato Iachini per aver fatto esperimenti in occasione di una partita ufficiale. Il presidente rosanero ha chiesto scusa ai tifosi e spera che in campionato, già domenica sera contro la Sampdoria al Barbera, si veda un altro Palermo. Mercato, preso il terzino brasiliano Emerson dal Santos, se ne parla un gran bene. In arrivo anche il difensore della Costa Rica, Pipo Gonzales. A questo punto potrebbe saltare l'arrivo di Portanova, vicino Stankovic, il serbo. Inoltre Zamparini ha annunciato che arriverà un altro attaccante. Smentita l'offerta del Benfica per Hernandez.